Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, buon venerdì per una rassegna che oggi è molto articolata, diversi temi. Allora, siamo al giorno dopo la notizia degli arresti in Francia di 7, ieri sono diventati 9 perché si sono consegnati altri 2, di 7 personaggi legati all'estremismo rosso dei decenni passati. A onor del vero, la detenzione è durata 24 ore e inizia un iter complicato dal punto di vista giuridico, presumibilmente anche lungo e incerto, che dovrebbe portare, ma non si sa quando, come, in che termini, alla estradizione di queste figure. Fa abbastanza impressione l'intervista alla stampa dell'avvocata che segue molti di questi signori e che, insomma, più che difendere giuridicamente, come è suo dovere, i propri assistiti, sembra fare un comizio politico, in questo caso contro Macron. Ma fa ancora più impressione, non stupore, questo no, ma impressione, questo sì, è un grande classico. Vi sarete domandati, ma possibile? Sono passate 24-36 ore e ancora non c'è un appello degli intellettuali francesi per dire che assolutamente giù le mani da questi signori? È arrivato l'appello che comicamente li definisce esuli, gli esuli. E chi c'è? C'è la Bruni Tedeschi, c'è Godard, c'è l'immancabile Costa Gavras, e evidentemente questi sono convinti che l'Italia sia una specie di Grecia dei colonnelli. Vedremo anche questo. Le questioni politiche italiane. Allora, ieri è stato il giorno in cui officiante Goffredo Bettini, situazione abbastanza tragicomica, un vecchio arnese comunista che fa nascere una corrente del PD orientata, lui dice, ai cattolici e ai socialisti, sono diciamo, le meraviglie dei comunisti italiani che sono sempre pronti a dirti che loro sono non solo veri comunisti, ma anche veri cattolici, veri socialisti, qualcuno anche vero liberale, che nell'emporio, diciamo, non manca niente. E officiante Bettini hanno partecipato al confronto, tra gli altri, Enrico Letta e Giuseppe Conte. Conte, a quanto pare, anche con qualche problema di connessione internet, la cosa ha suscitato un po' di ilarità. Però non è venuto fuori un granché. I personaggi si sono scambiati grandi complimenti reciproci, però c'è una difficoltà. I grillini non sembrano in condizione di convergere già alle amministrative con il PD. E allora se ne esce come si fa in questi casi? Dice, ma le amministrative sono una tappa intermedia, poi il vero obiettivo sono le politiche. I grillini hanno anche un altro guaio ben più serio e più grosso, la vicenda del figlio del fondatore, Beppe Grillo. Si è infilato anche Fabrizio Corona, ecco, se ne sentiva l'esigenza. La verità spiega cosa c'entri Fabrizio Corona con il trattamento mediatico di questa vicenda, ma occhio al fatto, ve lo preannuncio oggi, come dire, nel rischio di rovesciare la tazzina del caffè, ecco, il primo pericolo è quando vedrete la fotonotizia del fatto. Poi un po' di altre segnalazioni politiche sparse, due segnalazioni finali da leccarsi i baffi, protagonisti, da un lato il professor Crisanti, uno dei virologi della paura, e dall'altro Michele Santoro allo scontro con Fava, due protagonisti della stagione antimafiosa di Rai 3, ve le ricordate, le dirette, Ruotolo, la piazza che dice, eccetera, e oggi sono a uno scontro pesantissimo, al calor bianco. Vedremo perché vedete come poi i fronti si disarticolano, in genere più su questioni di vanità, cosa faccio io, cosa fai tu, chi impalla l'altro, chi sta in prima fila nella foto, chi ha il nome più grande nel cartellone dello spettacolo. Ma questa è sicuramente una malignità nostra. Va bene, allora le aperture dei quotidiani. La verità, buoni con i terroristi, duri con chi si difende. Ancora non li hanno estradati e già è un coro per perdonare i brigatisti arrestati in Francia, in prima fila i loro compagni, da Sofri a Henri De Luca. Ma anche la Cartabia parla di riconciliazione. Caro ministro, non c'è nulla da riconciliare, solo pene da espiare. È un paradosso da evitare.
Parlare di grazia per questa feccia mentre un gioielliere rischia il processo per aver reagito a una rapina. E la verità fa questo collegamento. Nell'editoriale di Belpietro, nell'altro commento di Mario Giordano, poi nei pezzi di cronaca sulla storia del gioielliere che diciamo, doveva scegliere tra subire tutto e proteggere se stesso e i suoi familiari, e ora rischia il processo. Così la verità. Corriere della Sera, doppia apertura, il titolo più grande è sui vaccini, corsa delle regioni. In genere voi sapete che quando i giornaloni scrivono corsa vuol dire che si va lenti, perché ancora ieri l'Italia arrancava con le sue vaccinazioni, mentre per esempio la Germania è arrivata a 1 milione di iniezioni al giorno. Sotto il titolo si va in Francia, già liberi gli ex terroristi arrestati in Francia. E i parenti delle vittime temono spariranno ancora. Il Fatto Quotidiano oggi a buon gioco è a prendersela con la campagna vaccinale che non va veloce, figliuolo smentito, vaccini a rallentì. Però, come dire, non è che con Arcuri e gli amici del Fatto si andasse veloci, si andava a 50-60 mila vaccinazioni al giorno, ma questo naturalmente Travaglio omette di ricordarlo. Il giornale Chi difende i terroristi, appunto sulla campagna di difesa che è già partita, La Stampa, sull'importante intervista del garante della privacy, il pass vaccinale non va, mette a rischio la privacy. E infine Repubblica che ha un'apertura su tutt'altro tema, ma è tutt'altro che da sottovalutare. Giustizia, i corvi del CSM. Vi ricordate? Ecco, forse dedichiamo, visto che non avremo poi molto tempo di approfondire, dedichiamo un minuto adesso a questo tema ed è anche un invito all'approfondimento. Avevamo evocato il tema nei giorni scorsi. Di che si tratta? Di quel dossier che raccoglie indiscrezioni, accuse, chiamate in correità dell'avvocato, del famigerato avvocato Amara. E Repubblica vi propone tre cose: un ampio approfondimento, 2 pagine di Foschini e Sannino, il racconto di Liana Milella che dice come ha ricevuto delle carte a casa, prima una telefonata. Voce femminile del nord, poi la spedizione di un plico a casa, i suoi sospetti e anche la scelta, beh, mai banale per un giornalista, di fare un esposto in procura. E poi un commento di Carlo Bonini che addirittura osa, diciamo, violare un santuario. Siamo su Repubblica, Bonini è, come dire, analista attento di cose giudiziarie, ma insomma è uomo di una certa cultura, eppure di una certa cultura, nel senso che diciamo, non è certo ostile o stato ostile al giustizialismo imperante in questi 20 anni, però viola un santuario e fa degli interrogativi sul ruolo di Piercamillo Davigo in questa vicenda. Ma che ha fatto Davigo? Perché ha interessato l'ufficio di presidenza del CSM? Perché forse ha informato lo stesso Quirinale? Cosa c'entra la sua segretaria? Ecco. Leggendo queste pagine molto fitte questa mattina all'alba, noi siamo usciti con tanti dubbi, perché l'evocazione consueta che accade in questi casi della massoneria, una loggia massonica denominata Ungheria, sembra la consueta paccottiglia italiana, quando si vuole fare un polpettone ci si mette sempre un po' di massoneria. Nel clima antilaico italiano c'è sempre qualcuno che la butta sulla massoneria. Dopodiché non si capisce però se questo Amara sia semplicemente un avvelenatore di pozzi, uno che cerca addirittura di avvelenare non solo i pozzi, pure gli acquedotti, inserendovi veleni e liquami di vario tipo, o se però, e le due cose non sono necessariamente incompatibili, c'è anche l'ipotesi che i due fatti siano fra loro sovrapponibili, quello avvelena, però magari poi ci sono anche dei fatti che interessano ufficiali della Guardia di Finanza, magistrati, sfere della finanza, e è in questa partita che ci sono anche gli incarichi professionali pregressi di Giuseppe Conte, che naturalmente Conte invece rivendica come limpide attività professionale. Va bene, così
con questa super sintesi speriamo di avere, diciamo, determinato un po' di curiosità anche su questo aspetto, che poi trascureremo perché noi abbiamo una mezz'ora e il tempo è quello. Va bene, da cosa partiamo? Partiamo dalla verità, dalla questione di Parigi e dal rischio di un clamoroso doppio standard tra il trattamento dei rossi degli anni 70 e il trattamento magari di un esercente che si difende da una rapina. Maurizio Belpietro, che parte dalla doppia intervista di ieri al Corriere della Repubblica del ministro Cartabia. Belpietro ieri aveva elogiato la Cartabia per il primo risultato ottenuto nell'interlocuzione con Parigi, però al direttore della Verità, a me pare giustamente, non è piaciuta tutta questa retorica della riconciliazione e parte proprio da una citazione della Cartabia di ieri: "Non sete di vendetta che non mi anima e spero non animi nessuno in questo paese, ma una sete di chiarezza e reale riconciliazione", chiuse virgolette, ed è ora Belpietro che parla. Ma cosa c'è da chiarire? Davvero il guardasigilli pensa che a 78 anni, dopo aver negato per una vita l'omicidio del commissario Calabresi, Giorgio Pietro Stefani abbia voglia di raccontare come fu pianificato l'agguato e indicare chi dei suoi complici non è stato ancora identificato? Cartabia crede che Marina Petrella e Roberto Cappelli, due ex brigatisti, aggiungeranno qualche cosa a ciò che sappiamo dell'omicidio del generale Galvalici? No, io ritengo che non ci sia nulla da chiarire perché tutto quasi è già stato chiarito da anni di indagini, da numerose inchieste e da varie commissioni parlamentari che hanno scandagliato il fenomeno del terrorismo. E ancora Belpietro, per anni, grazie al comportamento sciagurato di alcuni stati a proteggere gli ex terroristi, non è stata la sola Francia, ma anche il Brasile, il Nicaragua, questi signori si sono fatti beffa delle sentenze e della sofferenza dei familiari delle vittime. Pietro Stefani, per oltre 20 anni, se ne è stato tranquillo sulle rive della Senna, aiutato dagli ex compagni che periodicamente si recavano a fargli visita e sostenuto da una pensione che lo Stato puntualmente gli accreditava. E poi la parte finale dell'editoriale di Belpietro, in cui si dice: guardate però che cos'altro rischia di accadere. Così si arriva al paradosso di parlare di grazia per gli ex terroristi, mentre un orefice di provincia, già rapinato e aggredito in passato, rischia il processo per essersi difeso. Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha reagito a un tentativo di rapina uccidendo due banditi e ferendone un terzo, è indagato per omicidio. La sua storia ricorda quella di Pierluigi Torreggiani, che a Milano aveva un piccolo negozio di orologi e anelli. Una sera di gennaio 79 fu vittima di un tentativo di rapina e reagì sparando, colpendo a morte un malvivente. Un mese dopo, un comando dei proletari armati per il comunismo, il gruppo terroristico guidato da Cesare Battisti, si incaricò di sparare a freddo a lui e al figlio, che da allora vive su una sedia a rotelle. Ecco, di fronte a tutto ciò, di che riconciliazione parliamo? Possibile che la comprensione sia solo per i carnefici e mai per le vittime? Così le domande di Maurizio Belpietro. Adriano Shank vi racconta, diciamo, il lato parigino della vicenda, le questioni giuridiche non semplici che si preparano, mentre Mario Giordano, nell'altro commento che vi segnaliamo, non abbiamo oggi tempo di leggere, si diffonde sulla vicenda del gioielliere. Sul Corriere della Sera ci sono quattro cose da segnalare, ma la più interessante è l'ultima. Montefiori fa l'analisi, diciamo la cronaca da Parigi, Giovanni Bianconi esamina gli aspetti giuridici, ci sono interviste a un paio di familiari delle vittime e, diciamo, antichi testimoni di una sofferenza tutt'altro che passata, che dicono: ah, state attenti perché è proprio nelle pieghe di procedure come queste che poi in passato quelli come Battisti si sono dileguati. Ma la cosa più interessante è la quarta, è la più sconvolgente, ma non imprevedibile, cioè il fatto che fosse prevedibilissima non attenua però il fastidio nel leggere queste cose. E ancora Montefiori a raccontare l'appello degli intellettuali a Parigi, intellettuali schierati con gli esuli, cioè hanno avuto il coraggio di chiamarli così, non condannati, terroristi, estremisti rossi, no, sono esuli. Quindi, diciamo, che saranno? Diciamo, emuli dei fratelli Rosselli,
esilio perché c'è il fascismo, oppure, come dire, non lo so, dei coraggiosi inseguiti da qualche regime, cileno o greco, i firmatari, la Bruni Tedeschi, Godard, Costa Gavras, è Liberation il giornale che ospita questo appello. Ma c'è un'altra cosa, anch'essa tutt'altro che imprevedibile, però anch'essa già tutt'altro che facile da sopportare, ed è l'intervista all'avvocata Irene Terrel. La sente Alberto Mattioli sulla stampa. E chi è questa signora? È la legale che segue 6 dei 10 arrestati. Naturalmente i quali hanno pienamente diritto a una difesa, mancherebbe altro, la funzione dell'avvocato è sacra, però questa signora non la mette in termini giuridici. Gli arresti sono irricevibili, Macron sta sbagliando. E intanto la tempistica. Mercoledì ci sarà un'udienza per le notifiche, ma è un passaggio puramente formale. E poi ogni singolo caso sarà discusso davanti alla Corte d'Appello di Parigi. Poiché si tratta di questioni giuridiche delicate, saranno affair molto complessi. Domanda Mattioli: tempi per la sentenza? Impossibile prevederli. Il giornalista insiste, grosso modo, settimane, mesi, anni, e l'avvocata, mesi sicuramente, forse anche anni. E poi la domanda, il fatto che molti siano anziani o malati peserà? E l'avvocata, certamente, e anche che da 40 anni e più vivono in Francia dove si sono rifatti una vita. Hanno coniugi, figli, nipoti francesi, hanno rispettato le leggi, è fantastico. Quindi loro sono stati al bistrò e nelle librerie, gli altri stavano a piangere i familiari delle vittime, però... domanda finale, secondo lei perché la Francia ha deciso di cambiare politica sulla giustizia? La giustizia non c'entra nulla. Quella presa dal governo francese è una decisione politica, solo politica, anzi di bassa politica. In Francia si dice politique politicien. Non sono nella testa di Monsieur Macron. È così, l'avvocata che però insomma non sarà nella testa di Macron, ma lo attacca pesantemente così. Oh, naturalmente non manca anche tutta, diciamo, altri direbbero la lobby di lotta continua. Insomma, ieri Sofri, che oggi rifà un altro pezzo sul foglio con aria quasi svogliata, dicendo poi non fatemi ripetere che io non ho né disposto né ordinato alcun tipo di assassinio. Marco Boato, sentito su Repubblica, che sembra molto, diciamo, preoccupato di difendere lotta continua. Nel mare dei commenti ve ne segnaliamo due che ci sono sembrati interessanti. Uno, coraggioso, molto coraggioso, vedrete che qualcuno oggi si arrabbierà perché quando si tocca la sacra memoria del Partito Comunista succede l'ira di Dio, perché Alessandro Gnocchi, coraggiosamente sulla prima del giornale, diceva: guardate che resta da virgolette processare il resto della sinistra. Dice: qui il tema non è semplicemente delle frattaglie armate a sinistra del PC. Il tema è attaccare una narrazione che è ormai quella ufficiale, secondo cui c'erano i terroristi di sinistra e il Partito Comunista, protagonista della fermezza contro di loro. Vero, verissimo, dice Gnocchi, verissimo. Però c'è stata anche una storia precedente nella quale il Partito Comunista aveva un suo quasi apparato militare, strutture clandestine, militanti addestrati alla guerriglia, il ruolo dei paesi dell'allora Cortina di Ferro, la Cecoslovacchia, eccetera. E quindi, diciamo, Gnocchi rende le cose un po' più complesse rispetto ai bignami storici che i comunisti ci infliggono da qualche decennio. Coraggioso anche Cesare Martinetti sulla stampa, che anche lui viola un tabù, perché diciamo, siccome una serie di editorialisti, di direttori di giornali, di intellettuali, di accademici, di parlamentari erano partecipi di quel clima culturale, hanno poi l'abitudine di dire: ma questi arrestati rappresentano una generazione. E Martinetti mette nero su bianco che non è così. Gli arrestati di Parigi non rappresentano una generazione, ma loro stessi,
e la loro personale responsabilità. Non hanno combattuto una guerra, ma dichiarato guerra al loro paese. I giudici francesi decideranno sulla fondatezza delle loro condanne, la procedura non sarà breve, alcuni sono già tornati in libertà provvisoria. Quello che possono fare per aiutare la riconciliazione che chiedono per sé è dare il loro contributo alla verità storica che esiste, a differenza di quel che pensa Giorgio Pietro Stefano, il più anziano del gruppo, condannato come mandante del delitto calabresi, anche a distanza di 50 anni. Così Martinetti sulla stampa. Le questioni politiche. Allora, in termini generali, diciamo, oggi segnaliamo, non lo leggiamo, ma una riflessione di Augusto Minzolini, come spesso fa lui, intrecciando analisi proprie e voci raccolte nel transatlantico, da un lato e dall'altro, dello schieramento politico, sulla corsa verso il Quirinale, nella quale, dice Minzolini, Draghi è nella condizione, non sempre comoda, nemmeno in atletica leggera, della lepre, che poi a un certo punto è spompata e va fuori, volontario o no che fosse, diciamo, il suo trainare il gruppo. E Minzolini mette in fila una serie di incognite. Ma il centrodestra cosa vorrebbe? Vorrebbe qualcuno che poi fosse disponibile dal Quirinale a dare un incarico, per esempio, a Salvini, leader del centrodestra. E il PD che fa con tutta invece la sequenza di candidati che avrebbe in casa? E i numeri? È possibile che il centrodestra, che teoricamente avrebbe 450 grandi elettori, subisca passivamente l'iniziativa del PD che partirebbe invece da, beh, meno di un terzo di grandi elettori, 140? Sono interrogativi interessanti di Minzolini. Mentre sul versante sinistro dello schieramento politico ci sono un po' di cose da segnalare. Allora, bel pezzo, come sempre, scritto benissimo e denso di contenuti di Giorgio Gandola sulle tensioni interne al PD. Poi Letta dice le sue cose, ma ci sono tante insofferenze dentro il PD anche rispetto al governo Draghi. Mentre una serie di altre firme si concentrano su questo webinar di ieri, Le Agorà, curioso articolo al plurale e invece Agorà messa al singolare, ma questi signori, diciamo, sono grandi intellettuali e quindi anche con la grammatica greca possono fare quello che gli pare. Che cosa volete che sia la grammatica greca davanti a Goffredo Bettini? Dalla Thailandia avrà dato una sistemata pure alle declinazioni greche. E, comunque, questa associazione si chiama Le Agorà e ha organizzato un webinar, presenti ed effigiati nella schermata a scacchi che tutti ormai abbiamo imparato a usare in questi mesi, delle varie piattaforme qui. Sembra piattaforma Zoom dalla grafica. Allora c'è questo Smeriglio che sarebbe il braccio destro di Zingaretti alla Regione Lazio, sotto di lui Giuseppe Conte con Pochette, poi diciamo abbastanza diciamo, ben presente in primo piano Goffredo Bettini, la professoressa Urbinati severissima, Enrico Letta e poi non manca Elly Schlein, la dice qualche cosa in Emilia Romagna. Scrive la Meli sul Corriere: scambio di complimenti, ho molto apprezzato il discorso di Enrico, mi è piaciuto molto l'intervento di Giuseppe e la rinnovata reciproca promessa di dare vita a un progetto comune. Ospiti dell'Associazione Culturale di Goffredo Bettini, il segretario del PD Letta e il non ancora leader del Movimento 5 Stelle Conte hanno tenuto il primo confronto pubblico, sebbene virtuale. Obiettivo: le prossime elezioni politiche, non le amministrative, dunque, benché anche in quelle consultazioni qualche alleanza alla fine si farà, perché, per dirla con Conte, i tempi per un'alleanza politica a tutto tondo non sono ancora maturi. Letta aveva sperato in qualcosa di più anche per l'immediato futuro. Insomma, lo sapete come vanno queste cose. Quando fallisce, diciamo, un fidanzamento immediato, dice no, ma quella è solo una tappa intermedia, poi il vero matrimonio si farà alle politiche. Quello che però i giornali non vi raccontano è che Conte non è riuscito a togliere di mezzo Virginia Raggi, che resta candidata a Roma. Il PD non è disposto a promettere al Movimento 5 Stelle la presidenza della Regione Lazio in cambio del ritiro, peraltro non avvenuto, della Raggi al Comune di Roma. Insomma, si crea una situazione per cui alle comunali andranno divaricati al primo turno, il che
oggettivamente un'opportunità per il centrodestra, che avrà a che fare con un fronte avversario diviso. Sarebbe anche un'opportunità per il PD, è il tema posto tante volte da Stefano Folli, anziché avvinghiarsi al Movimento 5 Stelle, provate a fare una corsa autonoma e di profilo diverso. È però pur vero che, certamente, se poi, per esempio, nel caso di Roma, a Milano il tema non si pone perché Sala è fortissima e andrà certamente al secondo turno, dove se la vedrà col candidato di centrodestra, ma se a Roma al primo turno la Raggi sopravanzasse la debole candidatura di Roberto Gualtieri, per il PD di Letta sarebbe indubbiamente uno smacco fortissimo. Vediamo come la mettono i titoli di tre quotidiani. Allora, il Fatto Quotidiano non dà la cattiva notizia ai suoi lettori. E invece dice che il matrimonio si farà, il patto fra Letta e Conte, Neo 5 Stelle nel centro-sinistra. Poi cerca, cerca, bisogna andare a vedere che la cosa è di là da venire. La stampa anche sembra abbastanza celebrativa, tra Conte e Letta il fidanzamento celebrato da Bettini, è invece più realistico il racconto che fa Repubblica già nel titolo del pezzo di Giovanna Vitale. Letta e Conte, nel futuro c'è l'alleanza, ma per le comunali è già troppo tardi. I 5 Stelle hanno però un altro guaio, non piccolo, che è la vicenda del figlio del fondatore. E qui oggi ci sono due cose da vedere. La prima è sulla verità. Bel pezzo di Giuseppe China. Mancava a questo presepe, già diciamo pieno di personaggi discutibili, Fabrizio Corona. È arrivato anche lui. Corona fa irruzione nel caso Grillo e l'avvocato lascia uno degli indagati. Uno dei ragazzi indagati si chiama Vittorio Lauria. Aveva un avvocato che l'ha salutato. Perché? Perché il giovane ha pensato bene di farsi intervistare da una trasmissione televisiva, quella di Giletti. Peraltro non si capiva bene chi fosse il suo interlocutore. Ora è venuto fuori l'interlocutore vero, e cioè Fabrizio Corona. Il ragazzo, Lauria, nella trasmissione dice: secondo me il video di Grillo non andava fatto, non se ne parlava più, ora è riuscito tutto fuori perché Grillo ha fatto sta roba qua. Perché se fossimo stati solo io e gli altri miei due amici non conosciuti non sarebbe successo niente, dice Lauria nel dialogo mandato in onda. La voce dell'interlocutore del ragazzo, scrive China, però non è riconoscibile. L'indagato ha riferito nei giorni scorsi al legale e familiari che a telefonargli era stato Fabrizio Corona. O meglio, il ragazzo lo avrebbe ricontattato dopo aver trovato sul cellulare un suo messaggio. Vittorio è infatti un grande fan di Vittorio Corona e avrebbe addirittura la sua mascherina griffata. Capite bene che davanti a questa cosa l'avvocato ha detto: ah sì, tu fai le conversazioni televisive con Fabrizio Corona di cui c'hai pure la mascherina griffata. E la difesa, chiedila a qualcun altro, le cose sono andate più o meno così. Attenzione però, perché vi dicevamo il caffè. Occhio al caffè, chi la prenderà a ridere, chi la prenderà a incazzarsi, il Fatto Quotidiano, che oggi ne combina un'altra delle sue. È veramente fantastica questa cosa. Allora, 2 giorni fa il Fatto Quotidiano non ha pubblicato niente sulla vicenda di Grillo Junior. Ieri ha pubblicato una fotonotizia, mi pare fosse pagina 11, insomma, quelle cose per dire: vabbè, noi l'abbiamo messa in cronaca. Oggi c'è un'altra fotonotizia, stessa collocazione, ma si dà conto della posizione delle difese. Occhio al caffè. E qual è la posizione delle difese che il Fatto Quotidiano ha scelto? Per 2 dei 4 ragazzi accusati era la prima volta. Quindi, diciamo, noi restiamo francamente a bocca aperta, cioè qual è il senso della scelta delle difese? Vabbè, affari loro, ognuno si difende come crede, ma il Fatto Quotidiano pensa di intenerire qualcuno raccontando che, diciamo, 2 dei 4 ragazzi hanno fatto l'incontro con l'amore, in questo modo. Cioè, non sembra esattamente un remake del tempo delle mele, insomma, non sembra esattamente una cosa così sognante e adolescenziale, però il Fatto Quotidiano la mette così. Per 2 su 4 era la prima volta la fotonotizia del Fatto Quotidiano. Va bene, un po' di segnalazioni.
su cose serie e poi invece le due segnalazioni finali da leccarsi i baffi. Allora, assolutamente da non perdere Francesco Borgonovo sulla verità che pone un tema, rinviata ancora la storia dell'assegno unico per i figli, eccetera, a gennaio. E diceva, domanda Borgonovo, ma non c'era la priorità delle famiglie per questo governo? Poi chi vi parla? Ieri è stato fatto un decreto rinvii su una serie di temi, ma dovrebbe invece essere annunciato oggi, e comunque si concretizzerà la prossima settimana nell'ambito del decreto sostegni, il rinvio che era più atteso, ma che rischia di essere solo un mini rinvio. La verità mette nel titolo la parola toppa, e questo è. Sembra che ci sarà il rinvio di un altro mese sulle cartelle esattoriali, ma poi si tratta di capire a quale platea sarà concessa questa, diciamo, toppetta in più. Il rischio, diciamo, sembra acclarato che il 1º maggio non diventerà da festa dei lavoratori la festa della ripartenza dell'Agenzia delle Entrate, però invece il 1º giugno sì. Mentre sulla stampa Elsa Fornero, un grande classico, ci dice che quota 100 non va bene. Naturalmente la Fornero omette di spiegare che quota 100 è stata una risposta, magari sbagliata, magari discutibile, magari controversa, a un problema creato dalla sua riforma. E arriviamo alle due segnalazioni conclusive. Venerdì cerchiamo di alleggerire dopo una settimana molto impegnativa di rassegne piene di cose cupe. Il professor Crisanti è uno dei virologi del panico. Che cosa è successo? Tra le sue imprese di questi giorni ha anche fatto delle affermazioni molto dure sulle scelte tamponi, eccetera, della Regione Veneto, con la quale, come sapete, aveva collaborato poi lasciandosi male. Sta di fatto che alcune autorità sanitarie del Veneto hanno ritenuto di assumere un'iniziativa legale nei suoi confronti. Legittimo l'uno, Crisanti, che dice no, io ho espresso solo un'opinione, legittimi gli altri che dicono no, noi ci sentiamo diffamati. Legittime entrambe le posizioni. Ma attenzione, che cosa dice, intervistato da Francesco Rigatelli sulla stampa, Andrea Crisanti? Mi sento come Galileo, indagato per la ricerca. È dai tempi dell'Inquisizione contro Galileo che non si impugna il lavoro di un ricercatore. E qui il professor Crisanti come Galileo e Zaia come il grande inquisitore. Va bene, ormai la vis comica di questi virologi è francamente irresistibile, superata solo dalla vis comica degli ex amici e degli ex compagni di lotta antimafiosa su Rai 3 che ora litigano selvaggiamente. Che cosa è successo? Riassunto delle puntate precedenti. È ricomparso, non su Rai 3, ma l'altra sera sulla 7, ospite di Enrico Mentana con un parterre, con Purgatori, Di Pietro. Poi c'era anche la brevissima figlia di Borsellino che infatti, diciamo, esprimeva posizioni totalmente alternative, mettendo in grande imbarazzo Santoro, Purgatori e Di Pietro. È ricomparso Michele Santoro per mostrare un video paccottiglia in cui c'è un signore senza volto, con la voce che parla e Santoro fuori campo che lo intervista. Ma quella è solo la versione video di quello che è anche un libro di Michele Santoro, che ha un nuovo eroe. Per anni aveva avuto come eroe Ciancimino Junior, che era presentato come l'uomo che doveva spiegare i segreti della trattativa, delle complicità occulte dello Stato. Adesso arriva il killer Avola, che, come dire, offre le sue verità e sia nel video con Santoro, sia nel libro con Santoro, diventa una specie di oracolo che spiega 50 anni di mafia, vera o presunta, dal coinvolgimento presunto della mafia nella morte di Enrico Mattei, nel sabotaggio dell'aereo del presidente dell'ENI, fino a come è andata la vicenda di Via D'Amelio con questo signore che sarebbe stato chiamato, questo Avola catanese, sarebbe stato chiamato però dai palermitani a fare lui da artificiere, a sistemare i panetti di esplosivo, salvo allontanarsi da Via D'Amelio, ma incrociare lo sguardo di Paolo Borsellino. Insomma, così il racconto di Santoro. L'ha presa malissimo Claudio Fava, antico sodale televisivo di Santoro, però attenzione, figlio del Pippo Fava, che fu tra l'altro ucciso
da Avola stesso e Fava l'ha presa malissimo. Il killer Avola ci propina un B-movie. Cui prodest, a chi giova? E la mette malissimo. E definisce il libro di Michele Santoro, che si intitola sobriamente Nient'altro che la verità, come lo definisce Fava? Uno sputo in faccia a ogni verità. Allora, capite bene che qui i fan, diciamo, della curva antimafia di Rai 3 si divideranno. Chi darà ragione a Santoro, chi darà ragione a Fava. Noi siamo tentati di dire che, diciamo, una posizione saggia è non dare ragione né all'uno né all'altro, ma magari ascoltare la figlia di Borsellino e quelle voci molto isolate che da anni puntano l'attenzione su quella inchiesta Mafia Appalti che Giovanni Falcone aveva molto a cuore, che Paolo Borsellino voleva, diciamo, gli fosse affidata, e che invece poi ha avuto, come sapete, una molto rapida archiviazione. Ma ogni volta che si tocca quell'argomento o che qualcuno tocca quell'argomento, si svicola. Alcuni svicolano, evocando i grandi complotti, il ruolo dello Stato, i servizi deviati, i ROS, eccetera. Altri in cerca di nuove figure mafiose attorno alle quali organizzare la propria rentrée mediatica. Naturalmente nessuno in tutto questo circo ha chiesto conto a Santoro di come sia finita la vicenda del profeta precedente, Ciancimino Junior. Comunque, sul Fatto Quotidiano trovate questa cosa. Vedrete che Santoro non la prenderà benissimo. Già aveva attaccato Travaglio nei giorni scorsi. Vedrete che quando Santoro questa mattina, non conosciamo i bioritmi di Santoro, quindi a che ora leggerà il Fatto Quotidiano? Se seguirà questa rassegna e lo scoprirà ora, ne dubitiamo. È più probabile che, diciamo, con una certa calma acquisterà il quotidiano di Travaglio, gira pagina, gira pagina. Quando vedrà sta pagina, voleranno WhatsApp di fuoco, comunicati di fuoco, polemiche. Vedrete che la storia ci darà soddisfazione nei prossimi giorni. Finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. Noi ci sentiamo questa sera alle 19 con un approfondimento da non perdere sulle elezioni di Madrid, che ci saranno martedì prossimo, il 4 maggio. Il centrodestra è in vantaggio e dunque in Spagna, e non solo in Spagna, succede l'ira di Dio. Ma invece il vero problema è una sinistra spagnola che è, diciamo, è egemonizzata dal grillismo deteriore, lì si chiama Podemos. Ne parleremo stasera. Da qui ad allora l'augurio della migliore giornata e l'invito a passare in edicola a prendere la verità e anche Panorama.